Buongiorno a tutti, sono Valentina Dezza e sono la direttrice del Civico Museo Archeologico di Casteggio dell'Oltrepò Pavese. Ringrazio la direttrice Simona Guioli e l'assessorato alla cultura del comune di Stradella per l'invito. Con questa breve pillola archeologica, oserei dire, vi vorrei raccontare qualcosa in merito allo scavo che è stato effettuato tra il 2011 e il 2012 in pieno centro storico, proprio a Stradella, nella vostra città. Perché sapete che tutti i reperti archeologici che sono rinvenuti negli scavi che vengono fatti sul territorio oltre Padano vengono poi conservati, tutelati e valorizzati all'interno del Museo Archeologico appunto di Casteggio e dell'Oltrepò Pavese. Questo scavo è stato effettuato grazie alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia. A dirigere i lavori è stata la dottoressa Rosanina Invernizzi, che ha curato poi anche la pubblicazione riguardante lo scavo e i reperti che sono stati appunto ritrovati. Ve la faccio vedere esatto, eccola qua in anteprima. Ma andiamo a parlare nello specifico dei reperti. Che cosa è stato rinvenuto? Qual è l'eccezionalità del rinvenimento? Lo scavo è stato effettuato in vicolo oratorio, quindi in pieno centro storico, a fianco di Palazzo Isimbardi, che è la sede appunto del municipio. E la cosa eccezionale è stata data dal fatto che sono venuti alla luce tantissimi frammenti di vetri e di cristalli di epoca rinascimentale e barocca. Dopo un approfondito studio, ricerche effettuate da un gruppo di restauratrici della Soprintendenza Archeologica e grazie anche a un finanziamento che abbiamo avuto da Regione Lombardia, questi vetri finalmente, diciamo così, hanno ripreso vita. Sono stati ricomposti, abbiamo avuto come risultato dei calici meravigliosi. La vetrina che ospita appunto tutti questi meravigliosi reperti è stata inaugurata nel marzo del 2019, quindi è giusto passato un anno da questa inaugurazione. E il risultato è stato stupefacente perché sono venuti fuori dei calici di altissimo livello, calici di produzione veneziana addirittura, che sono stati studiati e lo studio che è stato fatto lo potete leggere appunto nella pubblicazione che vi ho fatto vedere in precedenza. Calici meravigliosi che quindi andavano ad abbellire che cosa? La mensa della famiglia che viveva nel palazzo che è stato oggetto proprio dello scavo in questione, dello scavo archeologico. Ed evidentemente era una famiglia molto altolocata, di alto lignaggio, lo capiamo quindi da questi calici, da questi vetri, da questi cristalli, alcuni dei quali conservano ancora la patina dorata che li andava a ricoprire, quindi andavano ad imitare dei calici d'oro addirittura, erano decorati con delle protomi leonine, erano decorati con delle bugne, con il metodo detto appunto della filigrana, insomma, ci sono tantissime tipologie che sono venute alla luce e con grande piacere, quindi ripeto, grazie anche al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, abbiamo potuto ridare nel vero senso della parola vita a questi oggetti. Attenzione, nello scavo archeologico non sono stati rinvenuti soltanto frammenti di vetri, di calici in vetro e di cristallo, ma sono venute alla luce anche tante ceramiche, tante maioliche di epoca quindi sempre medievale, rinascimentale, che sono state studiate anch'esse e lo studio lo potrete sempre ritrovare all'interno della pubblicazione che ho menzionato in precedenza. Chiaramente io vi sto parlando di questa pubblicazione, ma la cosa che mi scalderebbe di più il cuore, mi farebbe più piacere, sarebbe quella di avervi un giorno ospiti presso il museo, perché il nostro è il museo della comunità di tutto l'Oltrepò, per poter visionare e vedere dal vivo, dal vero, la bellezza di questi reperti, quindi sia dei vetri che delle ceramiche. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono a vostra disposizione per qualsiasi curiosità in merito, qualsiasi dubbio, perché come vedete il video lo sto girando da casa, perché anche il Museo Archeologico di Casteggio dell'Oltrepò Pavese, diciamo così, essendo un luogo di cultura, deve restare chiuso, siamo in piena emergenza. Non appena potremo tutti riaprire le nostre porte, potrete venire a osservare le meraviglie che sono state appunto ritrovate in vicolo oratorio
laboratorio a Stradella nello scavo effettuato nel 2011 e nel 2012. Ringrazio ancora chi mi ha chiesto di fare questo video e vi auguro, come dire, buona quarantena, cerchiamo di resistere, facciamolo per tutti, anche per la cultura. Un abbraccio a tutti, grazie.